Andrea, siamo giunti al confronto tra due scarpe di Altra che sono ovviamente molto ben viste dai podisti amatori, soprattutto quelli evoluti. Innanzitutto ti chiedo, stai bene? Sì, sto bene, mi è venuta una mezza allergia in questo momento, ma non ho capito perché, forse l'ulivo potrebbe essere, o il coniglio, non lo so. Il coniglio si è posizionato in maniera assolutamente incredibile dietro a te e sta davvero meglio di tutti noi. Sta dormendo, sembrerebbe, non gliene frega niente di nessuno. Allora Andrea, cosa ne pensi delle Escalante 3 che avevamo aperto qualche giorno fa qui sul canale quando pioveva rispetto alle Thorin 6? Nel frattempo te le lancio. Così. Vediamo se hai imparato. No, non hai imparato. No, peggio del peggio sei, guarda, non impari mai a lanciarle. Però in questo caso te l'ho lanciate di sinistra e destra, no? Va che belle l'Escalante, questo bianco qua. Non mi piace tanto il nero, non mi piace neanche tanto il bianco perché si voncia subito. Cavolo, queste cose sono scarpe da usare su asfalto, mentre la Thorin è abbastanza classica. Allora, tenuto in mano così, ti direi che pesano quasi uguali, non mi ricordo neanche. Però di primo acchito ti direi che è molto più leggera la Thorin, per dire. Quanti grammi ci passano? 20 forse, neanche. Sì, secondo me non c'è una grande differenza e poi soprattutto utilizzandole non si percepisce un peso diverso. Questi confronti li facciamo proprio per permettere a tutti i podisti amatori di scegliere al meglio. A livello di tomaia, quale delle due sceglieresti e quale delle due ti piace di più? Mi sono piaciute un po' tutte e due, forse per comodità in generale. Più comoda che stabile scegliere quella dell'Escalante, mentre un po' più stabile quella della Thorin, comunque un po' più rinforzata nella parte del tallone, comunque la parte posteriore in generale. E invece i lacci e la linguetta, una delle critiche del modello precedente soprattutto è che la linguetta delle Thorin 5 fosse, tra virgolette, un po' troppo tagliente. Cosa ne pensi e quale suggeriresti al podista amatore? Che non me la ricordo così tagliente io in generale, non ho neanche mai avuto problemi con... Cos'è che era? La Pegasus 37 che tutti si lamentavano che tagliava, no, a me non aveva dato grossi problemi. Beh, sicuramente come linguetta mi piace di più quella dell'Escalante, che è più morbida, quella della Thorin è più racing. I lacci invece sono più premium, si può dire, quelli premium sull'Escalante, sono un po' più piatti e reggono un po' di più. Sono quelli che piacciono a noi sicuramente. Invece a livello di tallone, come le hai viste? Chiaramente quale secondo te, sapendo comunque che sono scarpe zero drop e quindi un po' di influenza sui tendini ce l'hanno, quale suggeriresti? Il tallone cambia molto, questo molto più classico, quello della Thorin invece un pochino più rialzato. Se devo decidere, mi è piaciuto di più quello della Thorin perché è un po' più protettivo, sicuramente un po' più morbido quello dell'Escalante. Guarda qua comunque come si piega quello dell'Escalante e guarda qua invece quello della Thorin. Sto mettendo molta più pressione per abbassarlo e in generale è più protettivo. Invece a livello di mescola, di intersuola, che sensazioni ti hanno dato e secondo te sono più o meno simili oppure le hai viste in maniera diversa? A me sembrano molto simili, se non uguali le mescole, davvero mi sembrano molto simili. Poi vediamo se è la stessa schiuma, in generale comunque come morbidezza e tutto mi sembrano davvero molto simili. Morbidezza barra durezza, perché comunque non sono delle cicche, sono abbastanza... una via di mezzo tra il duro e il morbido. Invece a livello di battistrada, come hai visto, le due scarpe secondo te sono comunque molto simili? Ma guarda che molto simili perché hanno sempre quella specie di impronta come se fossero le cinque dita, però quello della Thorin secondo me vince mani basse perché è fatto un pochino più intagliato, diciamo, invece è un po' più piatto quello della Escalante.
se riesci a fargli poi una foto per far capire meglio. Metto il dubbio se sul ghiaccio a Bormio sarei scivolato con le scalante, sicuramente con le Tori no. Sta diventando famosa quella curva lì. Dovrò fare la foto quando sono giù a Bormio per far vedere qual è la curva incriminata dove son caduto, perché ormai sta diventando famosissima. Invece a livello di solette, sono tutte e due solette premium, suggeriresti di cambiarle nel caso in cui volessi inserire dei plantari, e comunque come le hai viste? Chiedere di queste solette qua è un po' come chiedere se vuoi più bene al papà o alla mamma, qua ti devo rispondere a tutte e due. Beh, se devo inserire i plantari sì, assolutamente si può fare, anzi è davvero curioso per un pronatore, secondo me si potrebbe trovare da Dio, perché comunque controllo antipronazione su una scarpa così tanto neutra, secondo me viene una bella roba. Le solette sono identiche, quindi sono solamente colori diversi, ma credo dati dall'interno della scarpa, quindi direi normale, non posso scegliere, dai, non farmi scegliere, se no dico tutte e due o nessuna delle due. Invece a livello di stabilità e di comportamento in corsa, a me sembra comunque il comportamento molto simile, ci sono differenze della costruzione, ma non vedo particolari variazioni nel modo in cui queste due scarpe si comportano. Diciamo che forse in quanto alle scalante è un pochino più morbida, ti fa riposare un pochino di più, cioè è morbida in generale la scarpa tra tomaia, la tomaia soprattutto, è un po' più morbida, ti fa fare una corsa un pochino più riposante. Mentre ti dà un'impressione un po' più racing la tomaia della Torin, quindi se vuoi tirare un po' di più avrei scelto la Torin. A livello di durata, secondo te come l'hai viste e quale secondo te vince in termini di durata? Il coniglio si vuol fare. Non lo so, che hai dei piantagioni di coca che sta mangiucchiando, perché sennò davvero non mi si spiega tutta questa agitazione che ha oggi. Forse l'avevo già fatto questo, è impazzito, basta, completamente. Guarda. Sì, credo che ci sia della coca nel tuo giardino. Verranno i NAS, qualcun altro da cercare. La durata, ne avevo fatto già questo discorso qualche altra volta, qualche puntata fa. Sono scarpe drop zero, fondamentalmente schiacciandosi rimangono sempre drop zero, sono anche abbastanza basse, il comportamento anche a 1500 km per assurdo non cambia così tanto, l'ammortizzazione è relativamente poca, quindi sono scarpe che potrebbero durare davvero 1000-1200 km fino a che non si bucano, si liscia completamente il battistrada, quindi faccio fatica dalla durata. Direi sempre comunque come reattività della mescola sugli 800 km, forse anche per assurdo un attimino di meno. Poi in generale si riescono a portare anche tra virgolette la scarica sopra i 1000 km. Sono assolutamente d'accordo con te Andrea, infatti l'ultima domanda che ti pongo è: se tu fossi un podista da 75 kg, quale delle due prenderesti? Mentre se pesassi 60, quale sceglieresti? Se me la metti così, 75 kg, vabbè, andrei di Escalante. Se invece pesassi un po' di meno, andrei con la Torin. Per il podista amatore più evoluto, la Torin tutta la vita. Diciamo che dipende, te mi hai messo davanti a questa scelta. Se dovessi prendermela io per farmi le mie corse lente tutti i giorni, è indifferente. Cioè, mi piacciono tutte e due, hanno comunque una stessa impostazione di corsa. Sicuramente non ci devo fare dei lavoretti, quindi andrebbero bene tutte e due. Per assurdo, se dovessi usarle solamente per i lenti, anche io andrei con l'Escalante. Se invece ho una mezza intenzione di fare qualche split di salita, che secondo me sono perfette, se dovessi fare qualche variazione di ritmo, che secondo me sono perfette, andrei allora con la Torin. Vabbè, io come ti ho già raccontato, valuto anche l'estetica e in questo caso secondo me l'Escalante vince 1000-1 e quindi andrei di quella. Sì, è più anche queste colorazioni soprattutto è molto più elegante la Escalante. Sì, poi è chiaro che ci sono vari modelli, metto sotto i link per gli acquisti e comunque altra ha comunque tantissimi colori, quindi se la trovate del colore che vi piace, sceglietela. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Scusami Max, non stiamo più ricordando i caffè che sono sempre ben voluti e ben accetti. Da quanto ho capito hai cambiato anche link e un'altra cosa...
state riprendendo a riscriverci su Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, eccetera, per chiederci: peso 82,5 kg al sabato, la domenica 83 kg, dovrei fare una mezza maratona sterrata, quali scarpa mi consigli? Basta davvero, no, perché dopo sembriamo la marrone. Chi è che è stata la marrone che ha detto non rispondo più a uno, anzi non faccio più gli autografi perché sennò qualcuno rimane scontento? Ecco, dopo il problema è quello che non rispondiamo praticamente più a nessuno perché non ci stiamo dietro. Va bene, grazie, buon coffee. Andiamo, dai, ecco, ormai è ora, quasi ora le campane, Max, adesso.